Atene, dove si è compromessa la carriera di un membro del comitato tecnico, perché il membro del comitato tecnico aveva sbagliato, per cui processo, tribunale tasse, è stato punito, gli abbiamo ritirato il brevetto. Non vorremmo coinvolgere i membri del comitato tecnico, dovrebbero essere di super partes che danno delle valutazioni di carattere obiettivo, e credo che sotto questo aspetto nella maggioranza dei casi si stia verificando. Non avendo più il loro punteggio di riferimento, abbiamo introdotto due giudici di riferimento che dovrebbero essere neutrali, cioè di paesi che non appartengono al gruppo, che possono andare in podio. Quindi non c'è nessuno nel gruppo, non c'è certamente l'Italia, che secondo me in podio ci dovrebbe andare, non c'è nessuno della Russia, dell'Ucraina, della UE. Quindi paesi sufficientemente neutrali, che devono poi rispondere più a me che al presidente tecnico, perché devono essere rappresentanti di garanzia. Il loro punteggio rimane esterno. Se le giudici che appartengono al pannello, si chiama così, dell'esecuzione, hanno superato i limiti di divaricazione, di distanza fra l'uno e l'altro, cioè hanno superato le tolleranze che abbiamo messo nel codice punteggi, intervengono i due punteggi, media di due punteggi di esecuzione, entrano in media e correggono sicuramente, perché come vedete, non so se di là lo vedete, sono sempre o al di sopra o al di sotto, ma comunque entrano in una fase quasi equilibrante. Non solo, ma siccome il meccanismo diventa automatico, perché l'abbiamo fatto entrare come meccanismo che entra nel punteggio nel caso si siano superate queste tolleranze, non si perde molto tempo. Le televisioni hanno bisogno di avere dei tempi stretti, hanno bisogno di rispettare degli orari, hanno bisogno dei tempi che ci danno e che io devo cercare di far rispettare. Per cui, senza che la Presidente del Giro richiami un giudice o l'altro, alza abbassa, che è un mercato delle